Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi il Doom per randazzo, il TR70, il Doom per di Ago Modding. È stato pubblicato da poco, è stata appunto una conversione, una sistemazione, un'ottimizzazione di questo modello, di questa mod che mi è sempre piaciuta. È un Doom per che ho sempre apprezzato nel corso appunto dei vari farming, e quindi appunto sono qui per ridarci un'occhiata, per rivederlo, per ripresentarvelo. E appunto è stata aggiunta qualche nuova personalizzazione per quanto riguarda le colorazioni eccetera, e è sempre un piacere vedere le mod di Ago, perché appunto sono un sinonimo di qualità. Poi ovviamente vi ripeto, a maggior ragione a me questo Doom per piace. Anche a dire la verità, per quanto riguarda rimorchi in farming siamo un po' scarsi, non è stato pubblicato tantissimo, quindi è una mod da avere. Purtroppo, come magari avete già ben visto, Ago sta pubblicando poco per farming, perché attualmente momentaneamente sta modellando per Kettering Crops, quindi il lavoro in farming sta venendo meno, anche se vi confesso che qualche mod sua manca. E soprattutto cito la serie SLH, quindi Same, Lamborghini e Hurleyman. Parlo Titan, parlo del Super Titan, del Lamborghini Racing, del Formula, di tutti gli Hurleyman, che sono delle serie che Ago, se mi stai ascoltando, la gente veramente sta perdendo sangue, perché le attende da tantissimo tempo e le attendo io. Io ho avuto anche l'onore di provarle in forma privata, non per il 17 ma appunto per appunto ancora il 15 e il 13, e veramente spero un giorno arriveranno per tutti e verranno pubblicate, perché sono, a parte vabbè che le serie di Ago, le sue, sono particolari, perché per quanto riguarda sound eccetera e dettagli del modello e tutto sono veramente spaziali, ma appunto sono delle serie che mancano davvero in farming. Sono dei trattori che nessuno si è mai preso la briga di fare, quindi sono unici e veramente spero vivamente che verranno pubblicati. E basta, io qua vabbè, sto facendo vedere il Doomper, sto parlando di altro, comunque era una parentesi che volevo fare. Quindi, allora, qui vi ho già preparato appunto le tre colorazioni. Sì, ve ne ho fatte così, per esempio c'è la colorazione appunto default bianco-rosso, c'è la colorazione New Holland che vi ho preparato, e poi quella Fend. Qua per quanto riguarda dettagli del modello eccetera non mi soffermo, perché appunto penso abbiate già visto tutto quanto. Siamo ad un livello veramente alto. Poi il Doomper è molto bello. Qua abbiamo la particolarità che vedete che questo Doomper è completamente idraulico, non ha, come ben vedete, cardano, ma funziona appunto tramite pompa, e qua ben vedete ovviamente tutto idraulicamente, la particolarità appunto di questo Doomper. E ok, pesantezza grafica siamo a posto, quindi non vi preoccupate. Qua abbiamo anche la centina scorrevole sopra, che ovviamente è la copertura. E ok, bene, andiamo a vedere dove lo troviamo. Sezione cassone ribaltabili, scorriamo in fondo, eccolo qua. Randazzo Trident TR70 dal prezzo di 32.000 euro, manutenzione 18 euro al giorno, portata capacità 44.000 litri, culture supportate, vedete, sono praticamente tutte. Un po' di informazione, vabbè, cassone rimorchi servono per trasportare il raccolto. Dimensioni di carico, abbiamo 7 metri di lunghezza, 2,55 di larghezza. Abbiamo 2 metri di altezza più le 0,60, quindi 60 cm di altezza, e peso a vuoto di 6.400 kg, che è un peso molto contenuto per un Doomper. Vabbè, qua abbiamo copyright, licenza, brevettata Randazzo, progetto, modello, in game e tutto quanto, by Ago.
Qui entriamo nella sezione opzione potenziamenti, abbiamo tre colorazioni che appunto di default non hanno nessun surplus, però appunto se andiamo a colorare il colore principale abbiamo 2000 euro di surplus, mi sembra 1000, no, 400 per i cerchioni e 200, se non ricordo male, esatto, per il la colorazione della centina. Quindi, allora, il colore principale è un'opzione che si collega praticamente al design, quindi se voi avete selezionato lo standard col colore principale, con la scelta del colore principale abbiamo la modifica della colorazione degli diciamo della struttura esterna della tenuta della vasca, quindi parlo degli U, questi qui laterali. Praticamente fate finta, cioè fate conto che la colorazione va diciamo su quello che vedete azzurro di questo rimorchio qui, ecco qua, oppure se voi selezionate ovviamente anche nel design la vasca colorabile, il colore che selezionate nel colore principale verrà applicato anche alla vasca. Quindi appunto questa è la differenza della colorazione. Ovviamente qua abbiamo colore cerchioni e alla fine, come ho detto prima, il colore design che colora la centina, praticamente quella che vedete qui, ovviamente la copertura, insomma. Ok, e basta, per il resto non c'è nessun'altra configurazione. Se posso permettermi un attimo una piccola nota, sarebbe stato bello vedere, avere un attimo la scelta di sovrasponda o non, che sarebbe stato magari bello avere magari solo il giro normale della vasca senza sovrasponda comunque. Ok, bene, io direi che possiamo anche andare a fare un carico, così lo proviamo. Qua io direi di scegliere il TG ovviamente. Qua vi faccio vedere anche appunto già animazioni e tempi di scarico, cioè tempi di apertura e chiusura della vasca. Qui il dirt all'interno della vasca è stato fatto un verdognolo, adesso vabbè non ho avuto tempo materiale per sporcarlo del tutto, comunque ha un dirt diverso dal colore diciamo marrone terra. Qua avete visto appunto l'animazione dei ganci di sicurezza, ecco qua. Bene, andiamo in campo. Qua che c'è già la trincia che ci aspetta. Ok, allora un attimo che metto l'helper. Allora io mi metto già il limiter a 11. Perfetto, un attimo solo. Ok, accendiamo. Via di helper. Ok, eccoci qua. Sì, dicevo, come dicevo all'inizio qua, sì, di dumper nel 17 non... di dumper, rimorchi in generale, diciamo che di ben fatti, di mod eccetera, ne sono usciti non tantissimissimi, quindi anche questa maggior ragione appunto un dumper italiano, è sempre un piacere ovviamente aver mod italiane, ci sta. Adesso al momento mi scuso tra virgolette se vedete pochi video reali, ma a sto periodo qui appunto sto filmando in campo e ovviamente non ho tempo, diciamo, cioè ho tempo ma per filmare e per fare i montaggi ovviamente mi ci vuole ulteriore tempo e per quello che sto pubblicando poca roba reale. Comunque non vi preoccupate che c'ho veramente delle belle chicche in cantiere. Cito TM190, cito TG, scusate TG, G240, quindi preparatevi che prossimamente ne vedrete di tutti i colori, state pronti, dopo ovviamente ci saranno anche
semine e quant'altro. Adesso con calma farò tutto. Qui il dumper, occhio che pieno pesicchia abbastanza, quindi metteteci una macchina abbastanza corpulenta nell'anteriore. Qua nel frattempo vi faccio vedere fanaleria e quant'altro, lampeggiante. Ecco qua. Abbiamo luci di ingombro laterali, ovviamente rosse nel posteriore e bianche nell'anteriore, adesso non so se riuscite a vederle bene. Eccole qua. Frecce, ok. Ecco qui. Perfetto. Dato un'occhiata un po' al dettaglio. Sì, comunque ritorno un attimo al discorso iniziale, che appunto veramente spero che vengano pubblicati gli SLH, perché credetemi, io che li ho provati sono un'emozione, una sensazione veramente tosta. E spero, Ago, se sei ancora all'ascolto, che ti verrà il matto, tra virgolette, di pubblicarli, perché è veramente un peccato non averli, perché ci vogliono e mancano in farming. Speriamo vivamente. Ok, qua siamo anche quasi full. Perfetto, 99, 100, ok. Mettiamoci un attimo in strada, che vediamo la chiusura della centina sopra. Ecco qua. Adesso deve partire, perfetto. Qua appunto è scorrevole. Qua dietro vedete già le corde elastiche che si tirano da sole. Vedete già i due ganci qui. Eccolo qua, perfetto. Qua ovviamente, se vedete andare fuori qualcosa del plane, ovviamente dipende dalla trincia dove carica, dove state voi col carro, e magari qualcosina può uscire, ma diciamo è un po' normale. Diamoci un po' di gas col TG. Sarei tentato ora come ora andare al biogas e fare un po' di strada, sentire un po' di sound del TG, ma vi voglio bene, vi voglio risparmiare stavolta, quindi scaricherò qui in farm. Ragazzi, scusate, ma io ho i brividi quando salgo su questo trattore qui. Sterzanti primo e ultimo, come ben vedete. Sì, dai, scarico qui, vi risparmio stavolta. Bene, allora scarichiamo qui. Vi dicevo, i tempi di scarico sono perfetti. Qua la centina si apre automaticamente quando voi scaricate, più o meno appunto diciamo il tempo di apertura completa del dumper, nel senso l'alzata completa corrisponde allo scarico completo, quindi quando è aperto, diciamo, tutti è sfilato tutto quanto, avete già finito di scaricare. Ecco qua, vedete, c'è uno stacco di quasi un secondo, ma comunque i tempi sono quelli. Ok. Ovviamente non potete scaricarlo quando è tutto aperto, vi dà appunto il segnale di
diciamo, vedete il simbolo che diventa rosso, adesso ve lo mostro subito. Ecco qua, vedete che non vi permette di sganciare, quindi dovete tirarlo giù. È bello anche comunque vedere i dumper che scaricano e che si alzano in tempi, diciamo, umani, con piccolezze che contano. Ok, bene, perfetto. Boh, spegniamo. Basta, qua appunto vedete i cunei di stazionamento sulla prima ruota. Eccolo qua, perfetti. E basta ragazzi, io termino qui il video, non ho altro da mostrarvi, spero appunto vi sia piaciuta la mod, e un ringraziamento ad Ago per il lavoro, per la conversione, per la sistemazione e quant'altro, e basta, niente, io vi saluto, vi dico che oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri a me. E basta, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio il link in descrizione, e Ago, se hai ascoltato la presentazione, pensaci per gli SLH. E basta, un saluto a tutti e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!